Buongiorno a tutti, bentornati sul canale di Coach. Oggi andiamo a vedere per la prima volta un RDS particolare ispirato a un film del 1982 della Metro-Goldwyn-Mayer. RDS è uscito nel 99, quindi ampiamente dopo che sfrutta questa licenza, e stiamo parlando, anche l'ambientazione è ambientata 20 anni dopo, stiamo parlando di un titolo per Windows 98, uscito anche per PlayStation, ma il genere è completamente diverso, l'engine è uguale ma il genere è completamente diverso. Stiamo parlando di War Games. Andiamo a vedere la prima missione, per esempio. Se non conoscete un po' la storia, saprete che a un certo momento avete preso Terminator? Ecco, più o meno uguale. Ok, datemi un secondo che non ho ben capito perché lui non carica ovviamente il disco. Italo disco, scusa se insisto, proviamo a vedere adesso se ce la fa. Crashato tutto di nuovo. Ok. Possiamo scegliere se far parte degli umani, che in questo caso gli umani giustamente sono gli Stati Uniti, perché sì, oppure far parte dell'intelligenza artificiale che ha deciso di impazzire e ripulire il mondo dagli umani per difenderli da loro stessi, chiamata Whopper. Vediamo gli umani. Vedremo. Se vi piace l'idea, fatemi sapere nei commenti. Io sto mezzo pensando di portare la campagna intera. Non l'ho mai finito questo titolo, ci giocavo da piccolo. Titolo completamente doppiato in italiano, non lo trovate da nessuna parte, se non boxato. Ringrazio anche chi me l'ha fornito. Ci sta un bel geoscape in wireframe perché fa sempre bello. Spero che l'audio si senta abbastanza bene. Proseguendo la macchina virtuale, quindi è un po'... un po' quello che c'è, e andremo giustamente nell'unica nazione che è degna degli Stati Uniti. E andiamo a fare in carrellina. Ok, questa è la tua prima missione. Ci vorrà un po' per abituarti, ma siamo sicuri che hai le carte in regola per dare una lezione a Whopper. Prosegui. I nostri ricognitori ci hanno avvertito che forze Whopper sono sbarcate nella zona della Carolina del Sud. Sicuramente il loro premosso è per installare una base negli Stati Uniti. Strano, un'intelligenza artificiale fatta dall'esercito degli Stati Uniti che non è negli Stati Uniti. Smart guy. Queste foto le abbiamo scattate ieri notte. Whopper ha già installato la base. Sembra che sia per lanciare un'offensiva su larga scala. Sembra che i nostri ricognitori abbiano la mano un po' traballante quando fanno le foto. Forse nemiche in questi punti. Ok. E contrastare queste forze al testo del fiume. Il fiume Sula! Chi ha un bambino piccolo sa che cosa intendo. Poi devi distruggere la piattaforma di sbarco e l'impianto di fabbricazione robot che hanno installato nel nord. Ricordo di insediare un avamposto nella regione. Ho usato il costruttore per edificare un impianto di clonazione. Avrei presto bisogno di rinforzi. Che noi soldati non li addestriamo, ce li cloniamo. Via! Eccoci! Allora, vediamo un attimo se ho imparato bene i tasti. Uno gira la camera di qua, uno gira la camera di là. Via i nostri bei soldatini. Mondo parzialmente italiano. A rapporto! Tutto doppiato in italiano. A rapporto! Roger! A rapporto! In movimento! Bene. Ok. Camera funziona abbastanza velocemente, il resto dei movimenti sono un po'... Agli ordini! Roger, eseguo! Bene. Questo è cattivo. Bene, iniziamo con un sacco di... Rapporto! Eseguo! Ok,
l'umanità è spartita. Non male. Abbiamo distrutto un'unità nemica, ne abbiamo già perse due. L'elipotto potrà fornirci carri e jeep. Devo portarmi quel cavolo di attrezzi. Questo è il personaggio doppiato che adoro. Si lamenta per questo. Devo portarmi quel cavolo di attrezzi. Costruiamo un impianto di clonazione, come abbiamo detto. Ok, ok. Ordini, signore! Beh, i soliti soldatini pronti a morire che sono contenti di farlo. Sono pronto, signore! Signor sì, sì, signore! I riporti sono arrivati. Bello questo China. Signore! A rapporto! Agli ordini! Ah, ogni tanto si alza il livello DEFCON, quindi ci fa capire quanto... quanti robot sono arrabbiati con noi. Facciamo un altro carro. A rapporto! Quindi sicuramente saranno più inclini ad attaccarci. Tastierino numerico. Cosa che non ho attualmente a disposizione. Clicca per continuare. No, forse ce l'ho. Non un grande zoom, Roger. Ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Roger! Allora, se non sbaglio, le unità robotiche sono in forti movimento. Il doppio rispetto a noi e hanno... In movimento! Il doppio del costo, se non sbaglio. Ok. Pianta di clonazione è una cosa bella che ci dà... C'è un messaggio di rinforzi che sono arrivati! Il doppio, cioè ci dà non un'unità, ma tre o quello che... Un ponte a nord-est della tua zona di, concentramento è stato conquistato dalle forze WOPR. Distruggi la torre a guardia del ponte e attendi ulteriori istruzioni. Ok, ok. Se sono in ascolto. Potremmo fare una bella torre di guardia. Clonazione completata, okay, signore. Ok, ok. Agli ordini. Non dice fai questo, fai quello. Eseguo. Prima o poi lo dirà. Qui le là. In movimento! Ordinazione completata sul posto, signore! Signore, in movimento! Tento di legnare qualcuno perché qua... Se no si... C'è qualche problema con l'audio, lo so. Soldati in marcia! Questo dice sì. Fai questo, fai quello. L'adoro, lo adoro, semplicemente lo adoro. La stessa voglia di vivere che ho io. Sono prima pronto, signor sì, signore. Mi consideri sul posto, signore. Qui il fanteria. Lo consideri fatto. Ordini, si mi consideri sul posto. C'è un messaggio per lei, signore. Sbafferizzami che da ridere, questo audio. Continuare a cercare di codificare i protocolli di comunicazione WOPR. Se riuscite a individuarli, avremo una serie di possibilità di constatare. Tienimi informato. Ok. Se, non ho capito che cosa devo fare, ma fai quello. Non mi ricordo più se la Jeep può... Ordini, sì signore! Mi consideri sul posto, sì signore! Sono pronto, mi consideri sul posto! Qui fanteria! Soldati! Sì signore! che eco! Treme bombe! I riporti sono arrivati! Sono pronto, signore! Signore, sì, signore! Mi consideri sul posto, sì! Forse c'era un modo per clonare. A rapporto! Se, sono in ascolto, signore! Ok, questi soldati... Questo ordini, signore! Solo. Mi consideri sul posto, signore! Signore. Ordini, signore! Signor sì, sì, signore! Ordini, signore, mi consideri sul posto, signore! Audio 3 minuti.
Soldati in marcia! Agli ordini! Agli ordini! In movimento! Sono pronto, signore! Signore Roger! Per sopravvivere 5 secondi. Bene, prende perso un altro tank. Vanno giù come le noccioline. Ci siamo signore! Lo consideri di fatto! Questi tank sono particolarmente friabili. Avanza con le tue forze oltre il ponte a nord. Trova e distrugge la piattaforma di sbarco e l'impianto di fabbricazione droni per portare a termine la missione. Ok. Spacchiamoli. Ordini, signore! Signor signore! Signor signore! Abbastanza lineare. Signor signore! E che bello, arriva una bomba e mi fa fuori. Boh, basta. Fine della missione. Per mia stessa ammissione. Mi consideri sul posto, signore! Sono arrivati! Sono pronto, si consideri sul posto, signore! Andiamo un po' per vedere la... Sono pronto, signore! Un fuoco pesante! Lo consideri fatto! Questi camminatori... Questa è la fabbrica di droni. Siamo sotto un fuoco pesante! Ordini, signore! Non siamo messi benissimo. Signore! Ma neanche queste strutture sono messe benissimo. Eseguo! Ciao ciao! È un messaggio per lei, signore! Che cosa mi ha scritto stavolta? Le comunicazioni di controllo si dimostrano estremamente complicate. Ma puoi mandare Berenger a cercare di rubare qualche modo il conto? Talsa e Berenger! Yogi! Signore! Voi state qua a pascolare, tranquilli! Eseguo! Devo portarmi... Ok! Siamo sotto un fuoco! Roger! Siamo sotto un fuoco pesante! Ordini, signore! Ti consideri sul posto, signore! Non credo che riusciremo a sopravvivere. Siamo sotto un fuoco pesante! Attenzione! Ordini, signore! Facile. Mi consideri sul posto, signore! Difficoltà normale, tra l'altro. Tu dove stai? Oh. Signore! Presso le tue abilità anfibie, però dovresti andare... A rapporto! Eseguo! Adesso sprofonda. Ah no! Eseguo! Bello, eh? Pascoliamo. Così, a caso. Ordini, signore! Mi consideri sul posto, signore! Non so che ordini, cosa signore, dire questa cosa. Mi consideri... di entrare nell'impianto di clonazione. Ordini, signore! Attimo solo. Ok, vediamo se ce la facciamo. Vediamo se possiamo farcela. Premiamo la barra spaziatrice. Ha perduto un sacco di unità. Non abbiamo perso nessun edificio, però dai, non siamo messi malissimo. Missione successiva.
In realtà adesso salviamo, perché magari lo vediamo la prossima volta questa cosa. Diamo giusto il briefing. Che ansia. Boh, non ci sono più problemi negli Stati Uniti. Tutto risolto. Ma ci sono in Repubblica Ceca. Periferia di Praga. Si sono localizzati e distrugge una grande base Warcraft, individuata nel cuore del combattimento, nelle campagne dell'Europa dell'Est. In questo settore il nostro caro Cimos Charlie, uno che amiamo qui nella stanza di guerra, ci sta prendendo a calci. Ma devi riuscire a fare di più per eliminarlo. Cimos Charlie. Dai, su. Vai avanti col briefing. Su. Informazioni segrete che ha raccolto nell'ultima missione, che ho distrutto tutto, non so che segrete ho fatto. Vedere come si muove Whopper, ma ora ci saranno altre informazioni per trovare il suo punto debole. Tipo le batterie al litio. Vai, procedi. Schiera le tue forze d'attacco dietro le linee nemiche e localizza un centro computer. Usa l'hacker per trovare dei fondi con quelli costruisci la tua base operativa. Hackeriamo tutto. Zona di concentramento. Non è bello scrivere zona di concentramento. Fine la trasmissione. Ok. Perfetto. Ah, c'è anche un AP system. Ok. Esci. Come si fa a salvare questo titolo? Vabbè, nel frattempo che cerco di scoprirlo, voi mi raccomando, seguitemi sul mio canale, mettete mi piace, fatemi sapere nei commenti se vi va che continua la campagna di questo gioco particolare del 1999, un RTS tipico del 1999 con una bella licenza. Vediamo un po' com'è che è. Il vostro coach vi saluta e vi rimanda alla prossima puntata. Ciao!